niño con camiseta amarilla se le solicita presentarse en el centro de información. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Nel frattempo la gara è iniziata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Gavi, costruiscono la manovra con sicurezza. Vlašić. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Payet. Gavi, bella palla ad allargare il gioco. Opportunità di ripartire. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Krikoviak. Vlašić. Ziyech. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Payet. Alexei Miranchuk si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. La gioca in profondità. Riceve in ottima posizione. Benedetto sceglie di andare per vie verticali. Libera il compagno. Prova a tirare. La difesa non si fa sorprendere e spazza. Vlašić. C'è l'opportunità per il contropiede. Provano a partire in velocità. Alexei Miranchuk, pallone in profondità per Ziyech, e qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Cercano l'azione veloce. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Diaz. Questa palla è per lui. Brahim Diaz. Prova a giocarla in profondità. Brahim Diaz. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Grandissima lettura, riconquista il pallone.
giocata difensiva di grande spessore. Errore qui, pallone sprecato. Ci prova con un pallone profondo. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Si fa avanti sulla corsia di destra. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Beccato in offside da guardaline. Vlašić. Lazaro. Suggerimento fuori misura. Recuperano il possesso del pallone. C'è un'opportunità. Grande risposta di Collini. Altra chance. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta ma non ha inquadrato lo specchio. Decide di giocarla in profondità e passa. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Qui può partire il contropiede. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. A sinistra con il passaggio. Cerca il compagno libero. Intercetta il passaggio, pericolo. Palla in avanti verso il compagno. Occasione per il contropiede. Scatta verso il pallone. Supera il diretto avversario. Brahim Diaz. Palla intercettata. Payet. Ecco un'occasione di contropiede. Arriva Alexis Sanchez. Errore qui, pallone sprecato. Advíncula. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Qui può partire il contropiede. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Vlasic. Payet. È riuscito a passare. Tempismo perfetto, bell'intervento. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Prova il tiro! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Gavi riceve il passaggio, capisce tutto e interviene con sicurezza. L'estremo difensore la calcia lunga. Si va ora sulla fascia opposta. Lazaro si spinge in avanti sulla destra. Cross di Lazaro. Buona scelta di tempo dell'estremo difensore. Cercano un'azione veloce. Gavi. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Benedetto. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a darla profonda, nello spazio. E no, niente, è finito il fuorigioco.
Alexei Miranchuk. Lasic. Pallone interessante, in verticale. Se ne va. Pallone rasoterra in aria. Spazza il pallone senza fronzoli. Preferisce il retropassaggio. Baglie! Si sblocca il risultato! E hanno trovato il gol in pieno recupero. Rete pregevole. Manco avesse disegnato la traiettoria a mano. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile. Ma secondo me l'ha cercata e l'ha messa... E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Signora, sì, signore. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Si parte per la seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Va alla ricerca di un compagno davanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Fabio, mi sembra che l'intensità della loro pressione sia aumentata. Si ha ragione, hanno alzato il baricentro e hanno cominciato ad attaccare il portatore di palla avversario. Guarda anche come accorciano di più. Sono anche molto attenti a rimanere corti. Vogliono riconquistare palla in avanti e ripartire subito, spezzando il ritmo avversario. Sì, è proprio la classica riaggressione moderna, un modo di difendere che richiede movimenti perfetti e tanta disponibilità da parte dei giocatori. Vediamo se riescono ad applicarla in maniera efficace. Benedetto. Ziyech. Alexei Miranchuk. Non impensierisce la difesa. Vlasic. Ecco Ziyech. Errore qui, pallone sprecato. Occasione per il contropiede. Ancora una volta la difesa non regala niente. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Passaggio smarcante, ora deve segnare. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Può liberare il tiro. Passaggio prevedibile, ci vuole qualche idea più brillante. Allarga il gioco a destra. Brahim Diaz. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Vlasic. Bella giocata. Cross di Payet. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano un'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare... Attenzione al tiro! È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Sono d'accordo con te. Lazzaro, ecco che parte il cross. Deve solo tirare, chance, la toglie dalla porta. Che classe, ottimo salvataggio. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi.
cambio in Boca Juniors. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Numero 32. Numero 9. Decide di giocare la corta. Entran. Numero dentro 20. Il pallone teso. Numero non 10. Perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. 11. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Ecco Ziyech. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Opportunità di ripartire. Martial. Brahim Diaz. Calcio di punizione per il Boca Juniors. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Se non è la sua zolla preferita, poco ci manca. Questo calcio di punizione non vogliono proprio sprecarlo. C'è tensione nell'aria. Brahim Diaz! Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Gran prova di forza, palla recuperata. Jukic cerca la fondo sulla sinistra. Provano a partire in velocità. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Prova a verticalizzare. Sanabria. Vojvoda. Tiro. Che occasione, conclusione radente al suolo. Cercano un'azione veloce. Ecco Martial. Brahim Diaz. Passaggio fantastico. Ecco il tiro. Ha segnato. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Perfetta parità dunque. Beh ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Ha spazio per cercare il gol. Palla di nuovo sotto il loro controllo. E trova il compagno. Conclusione. Conclusione sul fondo. Non era facile sgusciare via il raddoppio. Ha ottenuto il massimo da quella situazione. Mette in avanti, c'è il cambio di lato sull'altra fascia, si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. La gioca a sinistra, vede lo scatto e cerca la profondità. Che pallone gli ha dato! Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. È libero di creare pericolo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Pronto al tiro, trovano la rete, con questo gol sono di nuovo in vantaggio. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria, l'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci Fabio.
Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Ziyech può provare. Grande risposta di Gollini. Tocco preciso. Può colpire. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Fabbra. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Qualche istante e sarà tutto finito. Qui può partire il contropiede. Ed ecco che viene servito sulla faccia. Martial. Passaggio splendido. Qui cerca il tiro. Infilza il portiere. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi. Non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Guadagna metri. Se van a jugar dos minutos de compensación. Laimer. Fabbra. Sanabria. Prova a darla. Ecco il tiro. E c'è. È dentro. Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare. Caramo ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Supera il diretto avversario. Brahim Diaz! Supera la linea, gol! Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. E l'arbitro dice che può bastare. È stata una partita ricca di gol, nessuno è riuscito a prevalere. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Ma entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi è chiaro, il risultato lo determinano anche gli episodi. Oggi è andata così. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie Fabio, alla prossima.
Thank you.